Andiamo, signori, è il momento di scendere in Kenya e di fare del nostro meglio. Non so quant'è questa tappa, ma andiamo. Dobbiamo 5, rischiare un pochino di più, 4, ragazzi. Siamo stati molto conservativi prima. Andiamo! 2, 1, via, Ciao a tutti, accendi. ragazzuoli, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento sul canale. Come di consueto su WRC, una volta a settimana quantomeno, questo, signori, è il rally del Kenya, 7 stage. Questa è una delle tappe che vedrete, una delle due tappe che vedrete oggi, le mie migliori fondamentalmente, fatte fondamentalmente dove non ho mai Esattamente così, professore. corso. Quindi non sapevo esattamente a cosa andavo incontro. L'ultima tappa che vedrete l'ho fatta già al contrario, l'avevo già fatta ma al contrario, quindi sapevo più o meno com'erano le sezioni, com'erano le curve, ma non erano proprio. Non è proprio la stessa cosa, insomma. Sono con la Ford Escort MK2, come vedete, una vettura a trazione posteriore molto potente, con circa 250 cavalli, 4 cilindri e datata, parecchio datata, dunque una vettura che fondamentalmente è una bara. Era una bara. Tra l'altro, se non vado errato, teneva una vettura del genere, una vettura simile anche Ken Bello Block. questo tramonto. Ci ha anche fatto sicuramente qualche gimkana. Tanto io ero meravigliato mentre guidavo del tramonto in Kenya. Mi avete anche detto cose particolari di questo rally, ovvero che i piloti dovevano essere sorvegliati o comunque guardati da degli elicotteri, perché altrimenti c'era il rischio serio di perdere completamente le tracce di qualcuno. Non è assolutamente una cosa normale. Inoltre, questo è un rally organizzato da EA Sport WRC, dunque proprio dagli organizzatori, dai creatori, dagli sviluppatori di questo simulatore, videogioco di rally, come volete chiamarlo voi, e conta tantissimi iscritti. Pensate che per questo evento sono partiti in 1335, non so quanti ne sono arrivati. Spoiler, io sono arrivato. Ed è appunto uno degli eventi ufficiali, solo che historic, quindi storico. C'è anche quello lì con le vetture più moderne che ho fatto. Ed è co si è conclusa praticamente il 4 di dicembre, se non mi sbaglio, quindi so già anche la classifica, che saprete alla fine. Guardate qui la zona flat out. Praticamente non ho mai alzato il piede dall'acceleratore. Mi sono gasato tantissimo, ragazzi, qui. Bella sezione questa, eh. Che paesaggio incredibile! Io rimanevo ammaliato fondamentalmente, non avevo mai visto una tappa del genere, una tappa così bella, prima volta per l'appunto perché non è la prima tappa, quindi quella che provi di più e poi ti arrangi nelle seguenti. No, qua dovremmo essere nella seconda barra terza tappa, dunque per me era molto importante, molto figo fare bene, perché comunque eravamo già, meno, se non vado errato, nella top 10, nella prima o nelle No, ho prime, sbagliato con la sedia. attenzione. Ho fatto l'effetto pendolo sbagliato. Qua effetto pendolo completamente sbagliato. Forse anche qui non ho tenuto conto molto di quello che diceva Matteo Bobby Matteo, il mio copilota. Però guardate quanto sto dando qui, anche troppo, andando contro i paletti che fortunatamente non sono fatti di amianto, almeno questi. Mentre le rocce sono rocce, bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Mi stavo divertendo veramente un mondo. Poi più le sezioni si fanno strette, più a me Prima piace volta che la faccio, dare questa non ho idea. tutto. Mi piace proprio tutto. Infatti anche qua dico, prima volta che facevo questa tappa, non avevo idea, non ho idea di cui andavo incontro. Ma questo è il bello, chiaramente, perché è vero, si va a fare il giro di perlustrazione, ma poi non è che si può correre a queste velocità con la macchina o quello o il mezzo con cui vai a fare le cose, insomma. Com'è al cespuglio, Bobby? Qui abbiamo provato a fare il disastro, dato che il buon copilota aveva detto al cespuglio frena, e non è proprio così che si fa. Secondo me, attenzione, questo albero. Abbiamo rischiato tantissimo ogni volta. Però la macchina, pur essendo a ruote, scusatemi, a trazione posteriore, aveva un grande feeling. È vero anche che abbiamo alzato gli ammortizzatori, abbiamo ammorbidito gli ammortizzatori, abbiamo alzato la vettura, l'abbiamo resa un po' più facile sugli assorbimenti degli urti. E dico abbiamo perché ci siamo messi insieme in live a fare, appunto, ovviamente queste tappe.
come al solito, ma abbiamo anche avuto modo, diciamo, di sperimentare nella prova a tempo questa vettura e capire cosa potevamo fare e cosa non potevamo fare. Ah! Qua era non tagliare e io ho tagliato. Tutto regolare comunque, stiamo facendo un rally piuttosto interessante dalla durata di oltre 5 minuti. Come al solito io ho il tasto per pulire il parabrezza che guarda anche indietro, quindi devo regolare queste cose qua. Il tastino sempre in alto a destra del freno a mano sul volante. Quanto è bello però avere un volante che si scombina in quel modo, prenderlo, usare solo una mano, meraviglioso. Passerò molto presto al freno a mano in questo periodo natalizio e ci divertiremo tantissimo. Sto andando tanto bene, tanto bene anche nei tornanti. Fortunatamente sono anche pochi e sono... Oh mio Dio! Questo non me lo ricordavo. Finisce così. Oh mamma mia! Oh! P5! Oh, non male, ma c'è sempre quel francese incredibile davanti. Ma abbiamo fatto qua stavolta abbiamo fatto un settore 2-3, penso molto buono. Ma figa, dai. Ok signori, andiamo. Inizia con destra 6. Quanto è forte quel francese, ragazzi. Me lo trovo ovunque, anche nel campionato DRI, quello della settimana scorsa della Mégane, per dirvi. E anche lì, ragazzi, e sarà lì anche nella prossima tappa che vedrete settimana prossima. Ah, pensi, master. Bacione l'avvocato. Qui stavamo baciando e blessando l'avvocato Lunadix, che salutiamo, perché anche l'avvocato ha fatto questo rally e quindi c'era una competizione in vista fondamentalmente. Quindi questo, signori, è tutto. Questa è l'ultima tappa che vedrete. Non è l'ultima tappa, se non vado errato, del campionato, del, diciamo, del torneo a 7 stage. Quindi voglio sapere un po' quello che pensate. Vi lascio con questa brevissima questa brevissima tappa. Vi lascio un po' con le gesta di Amos Gommare e ci risentiamo con il risultato finale. Ah, questa è quella dove rischi di ammazzarti nel burrone. Sinistra 5 sul dosso e dossi 70. Sinistra 5 corta e dosso lungo 80. Salto 120. Ritardo a destra 3, 60. Al video tornante a destra. Destra 6, 70. 60. Sinistra 3 corta, 80. Dosso 100. Qua sto andando un pochino più forte perché prima abbiamo fatto cagare. Destra 6 sul dosso, 30. Sinistra 3, 50. Sinistra 4 corta, 100. Destra 6, 160. Accenno sinistra, 40, destra 5, 30, sinistra 5 sul dosso, 70, sinistra 5, media, rotta, 100, sinistra 6 sul dosso, rallenta, 70, destra 4 sul dosso, 50, sinistra 4 corta, tortuosa, 150. Accenno destra, 40, destra 6 corta, 60, accenno destra, taglia, in sinistra 4, taglia, destra 6, 50, sinistra 5, 30, destra 3 e sinistra 3 e
destra 4 Prisca 60. Arrivo e sinistra 4 all'arrivo. Molto meglio. Ok, tempo di 3 minuti 28,6. P10 a 14 secondi. Oh, 15 secondi, siamo lì nella top 10, ma siamo i primi italiani comunque. E dunque, signori, ora non so se siamo i primi italiani anche nella classifica finale, penso di no, ma su 1335 partecipanti, almeno persone che sono partite, poi non so quante sono arrivate, siamo arrivati 32esimi nel rally ufficiale EA Sport WRC, quindi contento, contentissimo, tra l'altro perché è una vettura molto vecchia, molto datata, quindi con elettronica pari a zero, con tutto pari a zero, non è facile. Sono molto contento, soddisfatto e ovviamente vediamo quello che riuscirò a fare nei rally con le vetture un po' più moderne, anche se settimana prossima vedrete le mie gesta su un Alpine, la A110, vecchia, in quel di, non ricordo il rally, ma spettacolare, vi assicuro spettacolare, sempre con DRI, ragazzi, con cui ho fatto l'evento con la Megane. A presto, ciao!